salvare quel particolare set di ricordi appena ti sarà possibile. Se fosse per me, on sa Chris, lascerei perdere tutto, ma i pezzi grossi dell'Abstergo Industries mi perseguitano da giorno. Quindi, segui qualsiasi traccia trovi e speriamo di... Mi stanno chiamando, devo rispondere. Ci sentiamo presto, buona giornata. Allen, bonjour. Oui, 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 tout va bien. Naturellement. Ciao, sempre John dell'IT. Hai un secondo? Bene. Ti metto un segnale sulla mappa. Allora, una tua collega è partita per le vacanze stamattina senza mandarmi un file video che mi serve. Visto che odio più o meno tutti sul tuo piano, speravo tu potessi aiutarmi. Dovresti trasferire il file dal suo computer e consegnarlo al corriere appena arriva. Niente di che. Devi solo andare sul loro Animus, accedere e trasferire i file. Facile. Per favore sbrigati, prima che arrivi a odiare anche te. Porta chiusa. Nessun problema. È il vantaggio di avere un accesso di livello 1. Ora ce l'hai anche tu. Non abusarne. Accedi e ti guido passo passo. Ora devi agitare il nucleo per accedere ai dati interni. Dopo che l'hai fatto, il trasmettitore scarica tutto in automatico. Devi scoprire come aggirare il nucleo per accedere ai dati interni. Il file dovrebbe essere in download. Ho creato un database per tutti i file che trovi. Cerca la sezione I miei file nel tuo trasmettitore. Verrai reindirizzato subito. Tutto quello che scarichi finirà lì dentro, protetto da un firewall, naturalmente. 23 dicembre 2012. Capo unità recupero campioni Fisher in riferimento al caso del soggetto 17, Desmond Miles. Il soggetto era deceduto e solo. L'ora della morte risale all'incirca ai primi minuti dopo la mezzanotte, in condizioni favorevoli al recupero di campioni di DNA. Eravamo preoccupati per le possibili interferenze nella cripta, ma data la professionalità del team, abbiamo potuto raccogliere dati utili. Ho personalmente recuperato lo zaino del soggetto e ne ho estratto oggetti interessanti da sottoporre ad analisi. Il soggetto presentava ustioni alla mano destra, così gravi da fonderne le ossa, segni di un trauma da combustione ad alta temperatura. In tutta onestà, non ho mai visto niente di simile prima. Testa, collo e busto erano in buone condizioni. Ho selezionato i migliori agenti per il recupero dei campioni di sangue e saliva. Abbiamo iniziato il prelievo di tessuti e abbiamo recuperato svariati campioni utili. Le analisi e il recupero dei dati sono in corso, ma sembra che la procedura sia notevolmente semplice. Grazie al database cloud e al lavoro dell'unità recupero campioni 3 dell'Abstergo, l'eredità del soggetto 17 passerà senza alcun danno al campione 17. Più bravo di quanto credessi. Ora scendi subito nell'atrio. Senti, il file che hai preso, fossi in te non lo guarderei. Insomma, potresti, ma non è il caso. Quindi, una volta finito, fingi che non sia successo nulla, ok? O andrai a nanna tutto triste.
Bene, il corriere dovrebbe aspettarti di sotto. Credo sia già lì da un pezzo. Non serve dirlo, ma ora che sai come entrare nei computer dei colleghi, non vuol dire che devi farlo. Almeno non di continuo, ok? Davvero, è illegale. Non fare cazzate, se non è nella tua natura. Sono sicuro di potercela fare, sai. Questo lavoro è degradante per me. Ma questo caffè fa schifo. Dovresti fare pratica. Cosa? No. Non è possibile. Ho seguito la ricetta passo passo. È un altro. Ehi, guarda chi c'è. Non ti sei dimenticato allora? Sei stato molto maleducato. Hai lasciato Rebecca qui ad aspettare per quasi mezz'ora. Su, amico, fai il bravo. Devi scusarlo, è soltanto un po' irritabile. Dimmi, ora che si fa? Trasferiamo i dati? Bene, dovrebbe andare. Manderemo un'email. Alla prossima. Ciao, Sean. Ciao. Ehi, e non aspettarti altro caffè gratis! Arrogante. Non è fantastica? Ehi, ho sentito che il mio corriere ha preso tutto. Ottimo, sei un vero genio. No, sto esagerando. Non sei un genio, sei un impiegato. È il tuo lavoro. Ma grazie dell'aiuto. Bene, grazie. Divertiti coi pirati.